Chiara, a cui viene regalata la vita
questo burattino, questo, no, burattino, questo soldatino di legno che si schiacciano su un principe. E lei piace tantissimo questo giocattolo, si addormenta con lui nella stanza e poi si sveglia di notte con i giocattoli che hanno preso vita e iniziano una battaglia contro il re dei topi, una battaglia terribile che lo schiacciano su un principe. Chiara se ne innamora, lui si dichiara lei e a quel punto dice seguimi nel mio mondo. Ed entra Antonello in un mondo fatto di un po' da cosa? Dolci, dolci, dolci. Lo schiacciano è come un'enorme favola canninita con dentro tutti i tipi di dolci, mazzapane, zufoli, cioccolate calde. È una cosa bellissima. Fu scritta da Hoffman, poi rifatta da Dumas, quello dei Tre Moschettieri, e poi fu musicata da Tchaikovsky, che era un grande appassionato del Natale, cioè era diventato. E poi per i russi il Natale era il momento in cui si mangiavano tantissimi dolci. E quindi ecco perché questa favola, che poi è un balletto anche famosissimo, esatto, credo che poi nelle foto sembra anche una versione con Carla Fracci, no? E Nureyev, racconta questa grandissima storia d'amore accompagnata dai dolci, tra cui, Antonella, un dolce che è un po' il simbolo del loro amore, che sono le prugne zuccherate, perché loro a un certo punto incontrano nel castello del principe la fata candita, la fata della prugna zuccherata. La fata della La prugna fata della prugna. zuccherata. Io sto impazzendo, è bellissimo. Allora, andiamo a farla la Sì, dai, prugna. andiamo a fare questa prugna, ma è bellissimo questo mondo, Angela. Sì, ma anche perché io mi sarei più innamorata come Chiara del mio burattino se mi portava in questo mondo di dolci. E come si Assolutamente. fa questa prugna, Sofri. Beatrice? Ce la fai vedere, ce la spieghi? Perché è bellissimo, Allora, è vero? semplicissima perché le prugne sciroppate, quindi le troviamo già pronte, vanno. Quindi si comprano già così, no? Sì, Delle prugne sono usate, in si comprano. barattolo di vetro, zucchero, quindi queste qui vanno private nel nocciolo e poi vanno passate nello zucchero, così. Sì, sono due ingredienti molto semplici, in realtà si usavano, è un dolce russo, ma anche un dolce di epoca vittoriana, e era un metodo per, no, giusto così, per conservare le prugne come dolcetto da offrire durante le feste di Natale, ma addirittura anche per appendere all'albero come decorazione, pensa te, cioè le usavano. Perché una volta che sono state passate nello zucchero molto bene, vengono messe in forno ad asciugare a una bassa temperatura, 80 gradi, 70, forse. 80, come facciamo adesso noi i pomodorini, Esatto. queste tantissime preparazioni. E una volta che si sono Ma per quanto asciugate, tempo devono stare in forno? ma queste dovranno stare 2-3 ore, dipende dalla grandezza e da quanto sono nutrite. E naturalmente magari uno le assale. Si corona incontrando in questo mondo di Natale, fatto di dolci, fiocchi di neve che danzano, sono il perfetto tema, questa fata candita, la fata delle prugne zuccherate, che celebra il loro amore. In realtà dentro lo schiaccianoce, dentro questo soldatino, c'è l'anima di un principe, Hans. Infatti poi alla fine di tutto questo Hans si diventa uomo e diciamo, si incontrano, si rincontrano, è una storia d'amore bellissima. A me piace moltissimo la storia della favola e queste sono uscite, vedete, questo è il risultato dopo 3 ore di forno. Queste sono state 2 ore e mezza, tre. Guarda, tu l'hai detto. Come si fanno ad assaggiare queste Queste prugne? ti dico di conservarsi in padre, Si conservano i giorni più dimagra. Sì. Dei regali, è bellissimo far trovare un piatto così. Lorenzo, vuoi assaggiare? dai, Lorenzo. Dai, Escluso Lorenzo, fino vieni qua. ad adesso, scusate, ma io che croccano un po'. Ma assaggia, Sì, Lorenzo. Sai che potete anche giocare tu con l'orato, no? Che, cioè, magari farli anche con lo zucchero colorato. ma anche altra frutta, no? Le albicocche, Ah, le sì. pesche, adesso Però non ho nella fatto le prugne nella storia di sì. Tchaikovsky. Senti, tutti hanno interpretato Tchaikovsky, insomma, voglio dire, è stato un balletto, Balletto è uno di quelli lo forse più schiaccianoci, famosi, esatto, tu assolutamente. ricordavi Carla Fracci, È il pane naturalmente. burro delle compagnie di danza, cioè proprio Esatto.
adoro, Angela, ti adoro. Ci vediamo martedì prossimo con una nuova. Eh sì, perché il libro è tuo. Sì, avremo una sorta di speciale.